sulla tipologia del nome mi ha sempre aiutato, perché è sempre stato un momento di discussione, quindi mi chiamo Fenaroli di cognome e privato di nome. Per cui già anche quando l'università negli anni 60-70, e anche quando mi chiamavano per fare gli esami, Fenaroli privato. Ora, in più di 2 minuti andavo a dire, perché mi chiedevo, ma il Fenaroli, è parente del Fenaroli Chiani, di caso giudiziario degli anni 50-60, eccetera? Oppure, ma perché si chiama privato? Ma sempre messo il mio agio, un po' anche reso, non dico di più quello che meritavo, ma mi sono sempre trovato bene. Bisogna chiedere a mia nonna, perché mio nonno aveva un figlio, che era mio zio, che morì nel 33, scusi, morì nel 51 del 33, morì nel 51, neanche 20 anni, in un incidente sul lavoro. Il primo nipote capitato sono stato io nel 55, e mi sono trovato questo non privato, che lavora nel pubblico, però difendo anche il privato, basta che la concorrenza sia leale, questo deve essere chiaro. Io non so se ho soddisfatto la curiosità. Esiste un San Privato, 21 di agosto, lavoravo solo 3 calendari che tengo gelosamente costruiti a casa, di sotto c'è un altro santo. Prego. Perché ti chiedo 5 minuti meno del tuo intervento? Ok. Grazie. Allora, io avevo preparato ovviamente, come sempre succede poi quando si imparano sempre determinate cose e devo sempre un po' cambiare la scaletta. Io sono stato chiamato oggi per presentare un modello organizzativo. Allora, tutto quanto detto, dottore Sarzi, è verissimo, però faccio presente una cosa, per farvi capire com'è complesso il mondo e com'è complessa questa situazione. Se ricordate, dottore Sarzi ha detto che la provincia di Bergamo ha l'incidenza più bassa di tumori al seno per 100.000 abitanti. Ha anche detto che l'allattamento, che l'allattamento protegge, ma anche detto che la provincia di Bergamo è la provincia che allatta di meno. Allora perché ci non mette d'accordo? Se allatta di meno non ci sono più tumori, allora con meno tumori forse deve fare allattare un po' di meno, se dovessimo applicare la lettera a questa situazione. Ovviamente non è così. Certo è che quando noi medici diciamo, e qui bisogna stare attenti sulle interpretazioni che hanno dove vanno a finire i soldi pubblici, quando noi medici diciamo, si dice che, si pensa che, vuol dire che di fatto noi non sappiamo niente. Quando riguarda l'allattamento al seno, l'unica motivazione oggi che si può dare alla frase si pensa che l'allattamento sia una cosa protegge il tumore al seno è una motivazione che è molto poco scientifica, molto idraulica. E cioè si pensa che allattando il seno la fuoriuscita del latte faccia andare incontro alla mammella una sorta di autolavaggio e quindi le cellule che proiettano con il latte, se fossero rimaste nel seno forse si sarebbero potute ammalare. Però capite che ce la chiediamo i medici che è la stessa cosa. Di certo oggi per il tumore al seno abbiamo 2 fattori noti e certi. Il tempo che passa, più passa il tempo più si ha rischio, ma noi il tempo non lo possiamo conoscere, e la ereditarietà, e i genitori non ce li possiamo scegliere. Però il dottor Sarzi ha detto che l'ereditarietà è un 5-7% di tumore al seno. Se voi immaginate 100 donne nel sentito sul muretto, tutte che hanno il tumore al seno, 90-92 di quelle donne lì hanno un tumore al seno per la prima volta, cioè non c'è nessuno in famiglia che abbia un tumore al seno. Quindi la maggior parte sono tumori sporadici. E sempre il 70% donne di filo sul muretto, a proposito di tempo che passa e di incidenza del tumore, che cambia molto, 40 di quelle donne lì hanno un'età compresa tra i 25 e i 50 anni. Il resto, 35-40% dei 50 e 70, il resto è 70 in su. Allora mi verrebbe da dire solo una cosa. Intanto io penso che ci sono rimasti perché a parte la moglie del consigliere Romeo che fa la prevenzione, ogni 100 donne che ha un tumore al seno tocca anche un maschio, tumore al seno. Noi che rimaniamo nella media, operando circa 600 tumori all'anno, 4-5 maschi all'anno li operiamo. Quindi deve anche anche i maschi qualche cosa si sappia sul tumore al seno. Per quanto riguarda la regione, la politica, le scelte, qui è il punto nevralgico dove si decidono poi le cose. Ed è bene che le cose siano chiare il più possibile. Oggi, dal punto di vista normativo, la regione Lombardia ha fatto 3 cose molto innovative e concrete. La prima, che da ormai 2 anni riconosce il test genetico per tumore alla mammella a titolo gratuito, cioè che può perdere il sistema sanitario.
La seconda cosa che di recente, di pochi mesi fa, che riconosce le donne che hanno un presente positivo l'esenzione del pagamento del ticket, il famoso D99. La terza cosa, che su tutte queste cose sono cose che si possono già utilizzare adesso, è che la Regione copre con il sistema sanitario non solo l'aggiustamento di una protesi provvisoria quando si mette in espansione, ma copre anche la protesi definitiva nel secondo intervento. Queste sono tre cose che dal punto di vista politico sono operative sul territorio. La quarta cosa è che vedete una cartelletta che c'è una relazione alla conferenza Stato-Regione, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le prestiti uniti, personalmente chi ha inventato il termine prestiti uniti lo avvocerei, ma che ha confuso solo le idee. Però tanto è, oggi, se voi vedete anche quel documento lì, l'unica vera novità dal punto di vista normativo riferita alla semiologia, al di là di buoni intendimenti, è che è comparsa per la prima volta questa dicitura. È bene che chi si interessa di tumore alla mammella operi almeno ogni anno 150 nuovi casi. Punto. Come dire, chi non opera 150 nuovi casi è meglio che non faccia niente perché tende a fare danno. Ma questa è la dettatura normativa, ma non c'è poi stato nessun atto conseguente. Non è che, lo dico con tutto rispetto, l'ospedale Diego si opera 5 tumori all'anno, continua a operare 5 tumori all'anno. Nessuno gli è andato a dire che tu non li puoi più operare. Questo deve essere chiaro. Detto questo, è anche vero, come diceva la consigliera Saita, che dobbiamo investire dei soldi, ma anche sulla vita è importante. Questo è assolutamente vero, perché il mio insegnante all'università diceva sempre che le statistiche sono importanti, ma poi ognuno è 100% di se stesso. Quindi prendete sempre con l'adeguata attenzione. Detto questo, per dire salto le cose che ha già detto Bresazzi, e vorrei andare al nocciolo del problema, perché noi la possiamo girare finché vogliamo, la possiamo raccontare finché vogliamo, la tendenza deve essere quella a non ammalarsi. Però dico subito che se avete letto il codice del tumore, cioè il codice europeo, a me, che non voglio sembrare banale, ma a me verrebbe voglio dire che la miglior prevenzione in assoluto è quella di non nascere. Uno non nasce e ha risolto il problema. Vuol dire che dobbiamo anche vivere, quindi dobbiamo trovare certo un punto di vita adeguato, senza esagerazioni, eccetera, eccetera. Dobbiamo insistere con lo screening e dico un inciso sullo screening. Elemento molto importante, ma non è la soluzione dei problemi. A volte lo screening, se non ben illustrato e gestito, crea problemi. Dico una cosa molto semplice. Lo screening oggi è coperto dal sistema sanitario dall'età dei 49 ai 69 anni. Ma se prima ho detto che il 40% proprio l'età dei 25 ai 50 anni, dici già qualcosa che non va. Ma perché noi facciamo lo screening dai 49 ai 59 anni? Non voglio essere sbocato. Meglio di niente, vediamoci bene. Lo screening è un forte stimolo, soprattutto per le donne un po' a parte, che non hanno mai fatto i controlli, si rendono arrivare una lettera a casa, un elemento di stimolo. Ma ci sono anche delle donne che si presentano, magari 72-73 anni, con un bel tumorato al seno. Diciamo, ma scusi, ma lei quando ha fatto il controllo? Quando ho 69 anni, l'ho fatto, poi non ho più chiamato. Qual è il rischio, se non ben comunicato? Che le donne dicano, ma insomma, se l'istituzione non mi chiama più di 49 anni, non mi chiama più di 69 anni, vuol dire che prima o dopo problemi non ce ne sono. Invece deve sapere che la mammografia con lo screening è un'opportunità da cogliere, non voglio essere invocato, ma non è la soluzione dei problemi, potrebbe essere una gran fregatura. Perché sappiamo tutti benissimo che il 15-15% di nuovi tumorali non vengono visti affatto dalla mammografia, non per l'incapacità della donna, per le caratteristiche del nodo, la posizione, eccetera, eccetera. Allora perché si fa lo screening dai 49 ai 69 anni? Ma è perché è meglio di niente quello che ci possiamo permettere oggi dal punto di vista sociale, economico, culturale, organizzativo, punto. Ma questo vuol dire che prima dei 49 e 69 uno si deve arrangiare, tra virgolette, con il medico di famiglia e con il sistema sanitario, cioè con il medico che ho a disposizione. Quell'altro che ti chiamano per fare lo screening, utilizzo lo screening, quando non ti chiamano lo fai lo stesso controllo, con i tuoi medici, famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Da di fatto che noi giriamo come vogliamo a un certo punto
la donna sente un problema. E guardate che ancora oggi, 6-7 donne su 10, sono loro che si sentono in loro. Fanno la doccia, si mettono la crema, sono loro che vanno dal medico a dire. Quindi vedete che c'è ancora molto lavoro da fare quando riguarda l'intercettamento con lo stile, eccetera, eccetera. La mammografia e l'ecografia da solo non risolve il problema. Vi dico sempre tre cose. Fare solo la visita può essere una fregatura. Fare solo l'ecografia può essere una fregatura. Fare solo la mammografia può essere una fregatura. Fare più di queste cose può essere una merda gran fregatura. Ebbene, fare queste tre cose. Un esempio che senza andare tanto lontano. Ieri mattina arriva una donna di 52 anni che ha fatto la mammografia 4 mesi fa, perfettamente regolare, negativa, ha fatto anche l'ecografia perfettamente regolare, negativa, e ha un tumore della mammella di un nodo che è comparso sotto la clavicola. Voi direte una cosa, c'entra sulla clavicola, sono delle zone ectopiche dove devono essere sondate con la visita sotto le ascelle, eccetera, eccetera. Questo per dire queste tre cose che devono essere sempre messe insieme. Poi ti visiti il medico di famiglia, ti visiti il ginecologo, ti visiti il calzolaio, ma ci deve essere sempre una buona visita. Per contro, noi tutti, diciamo sempre a tutte le donne, abbiamo fatto che dobbiamo fare una testa tanta alle donne, diciamo fate l'autovalutazione, è vero o no? A volte ho sentito dire, cosa buona, se non la imparo, la faccio, eccetera, eccetera. Ma io mi domando e dico, ma se è così importante l'autovalutazione? Sarà almeno per tanto importante una visita senologica almeno una volta all'anno. Anche sì, ma anche perché ogni buona pratica medica non può iniziare una buona visita se non dà una buona visita medica complessivamente. Non è che il ginecologo toglie fa il pap test così a casaccio, prima di visita ti interroga e poi decide cosa fare. Punto. Sta di fatto per arrivare al solo che in un modo o nell'altro la donna nel corso della sua vita una scuola. A ogni suolo succede questo. La donna ha la consapevolezza di poter avere un sospetto di tumore al seno. Guardate che ci sono questi quattro modi per avere questo sospetto. Qui adesso non si vede tutto la parte in fondo, ecco qua. La donna lo sente lei in otto. Quando è che la donna dice ma non posso avere un tumore al seno? O perché si sente lei qualche cosa? O perché un medico, ginecologo, le famiglie visitando, le dice che forse dice qualche cosa, o perché c'è un richiamo in un corso di screening, sapete che lo screening ogni tanto, dopo 15 giorni arriva a telefonate, ci sono il centro di casa e dicono no, lei ha fatto una fotografia di screening, ritorni perché dobbiamo fare qualche cosa in più perché c'è qualcosa che non quadra. Oppure perché la frase sotto non la vedete, c'è scritto per condizionamento sociale, cosa vuol dire per condizionamento sociale? Abbiamo sempre più donne che vengono al nostro studio e i nostri ambulatori ci dicono dottore, ho saputo da vicino di casa che ho fatto questa diagnosi con la mammella, ho sentito che la mia conoscente del tal posto è morta per questa causa, mi sembra di sentire qualche cosa, quindi posso garantire che sono le persone più difficili, perché è molto più facile documentare un bel nodo piuttosto che documentare niente. Ma non sono matti questi sono dei video, hanno il terrore del video sul viso, hanno una pressione ancora peggio di chi sente un nodo. E tu con molta cura devi prendere in carico, forse anche con maggior cura che non ti senti il nodo, per poter documentare al di là di ogni ragionevole dubbio che si possa avere o meno un tumore alla mammella. Sta di fatto che oggi cosa succede quando c'è un sospetto? Quello può sapere la donna, può sapere, ma avrò un tumore o non te l'avrò? Se non ce l'ho, cosa devo fare per prendere un tempo del tempo? E se ho un tumore, cosa mi succede adesso? Dal punto di vista operativo, dal punto di vista operativo, dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera. E vuole delle risposte rapide, semplici, efficaci e aggiungo anche economiche, visto che abbiamo già pagato le tasse tutti. Oggi la realtà della serologia è questa. Vedete che è messa in mezzo, e ci sono tutti quelli che dicono, c'è il chirurgo generale, c'è il radiologo, c'è il medico nucleare, c'è il ginecologo, la donna che non si va bene deve essere schiracchiata a destra e a sinistra. Qual è il rischio vero che si corre quando si devono studiare e legiferare su questi modelli organizzativi? È che spesso i politici, i decisori, anzi direi che è la norma, si fanno degli errori volontari per fare buona fede perché qual è il rischio che c'è sempre presente? Il politico prende il suo esperto tecnico, si incontrano, mettono su un'ipotesi di soluzione e dopodiché pretendono che l'utenza si incastri in questo modello che non ho pensato.
è già fare il contrario, cioè far partire dal bisogno della persona, vedere cosa succede e poi eventualmente costruirci la norma che regolamenti questo tipo di percorso. Perché oggi in realtà la prassi oggi, lasciamo stare le isole Felici, a Mosso, il dottor Giunfo, Veneto, il dottor Ferrari, eccetera. Ma la media anche in Lombardia, se poi ci affacciamo pure la nostra regione, si sono già messi nei capelli, ma su cosa succede allora che ha sospetto? Vado su medico, se non viene in famiglia, ci va a cominciare a fare una radiografia, quindi noi prendiamo un appuntamento, lo fa la radiografia, poi deve avere una risposta, poi magari si deve fare anche una radiografia, deve dare una radiografia, poi deve andare a fare una risposta, poi magari si deve fare una aspirata, non è possibile di trovare qualcuno che la fa, poi magari devi trovare il chirurgo di opera, poi devi trovare il terapista, devi trovare un collo, cioè è un giro, un gruppo plastico, un psicologo, questa signora qui che è già preoccupata di sua e si ammazza, che è questa la realtà. Noi abbiamo scoperto l'altra carta, quindi noi non pensiamo di avere la verità in tasca, la verità in tasca, noi siamo convinti, ma non perché siamo noi, non siamo utenti, però lo proponiamo all'attenzione del mondo politico per vedere se il modello, secondo me, deve essere adottato, deve essere un modello efficiente, efficace, razionale, economico, che costi il meno possibile e che soddisfi meglio le persone. Poi facciamo scegliere la malattia delle persone. Noi poi abbiamo pensato, ma se mia moglie stasera o domani mattina fa la doccia e sente un nodulo, cosa vorrei che facesse? Ora andiamo via rapidamente. Ah, scusate. Questa, se questa è la prassi, vuol dire che è come se ci fosse un'orchestra che se la suona e se la canta come vuole. Perché questa è la realtà. E questo succede. Qui c'è la parte di caso, io porto sempre questo positivo perché una volta l'ho chiesto alla parte, ma scusate, ma voi non avevate più nessun nome da prendere per la vostra associazione. E mi rispose, loro non so se mi confermeranno, che non solo era l'acronimo della vostra associazione, ma rispecchiava bene effettivamente quella che era la realtà in cui vivavamo, in cui viviamo, quando riguarda la sinologia. Io non conosco la consigliera Coglia, se ho detto bene, non so se sia presente, però il 30 settembre, quindi poco tempo fa, ha rilasciato questa dichiarazione che io ho ingrandito con il rosso, e resto di brutto termine, dice sono centri di sinologia specializzati in disciplinari nei quali svolge l'attività di screening, di diagnosi, strumentale e di cura perlomeno, cioè deve essere fatto lì. Questa consigliera, non so se coscientemente o in buon senso ha suggerito questa cosa, ha delimitato il problema. Cioè noi vorremmo creare un reparto per quanto riguarda la sinologia, come esiste per il reparto di ginecologia, di urologia, eccetera, eccetera. Ma se una donna di oggi, se una donna di voi oggi, stasera le avessero aperto il sangue dalla vagina, che non sia l'amministrazione, domani, vada all'ortopedico, dal chirurgo, dall'ortopedico, dal ginecologo, o vada da un'altra persona, alla sua ginecologo. Ecco, noi vorremmo che una persona che ha un sospetto senologico potesse rivolgersi al senologo. Noi abbiamo, siamo un po' più guardi, il grigio non ci piace molto, perché qui poi c'è il grigio, guardate, il bianco, il cavallo bianco e nero ha deciso Gesù Cristo, poi a un certo punto era stanco, questo figlio della Genesi, ha dato il compito a una commissione, è venuto fuori la terra, guardate che è risultato a strisce. Noi abbiamo un evento, prima di tutto per noi il senologo è il clinico chirurgo, punto. Non è né il biologo, che deve interessarsi di biologia, di radiologia senologica, dell'oncologo, eccetera, eccetera. Deve essere il clinico chirurgo che prende in mano la persona. E dobbiamo fare in modo che ci sia un impianto dove la donna entra e trova la soluzione lì. Non è che deve girare 50.000 stanze. Allora, cosa abbiamo pensato? Questa qua io non so se sono un puntatore, ma insomma lo faccio vedere qua così. Questa è la senologia di Bergamo. Voi vedete a sinistra, in giallo, è il centro di screening. L'ha detto la consigliera Toglia, l'ha già fotografato lei, riassumendo fra l'altro quello che dicono le società scientifiche, eccetera, eccetera, che tutti lo dicono. Poi per 100.000 motivi, pochi nessuno lo fanno. Ma c'è scritto tutto. A sinistra c'è il centro di screening, quello a metà in verde è il centro di sinologia e questo è il reparto di sinologia. Cosa vuol dire? Che nella parte qua, questa qua, lo screening, c'è un radiologo e un tecnico di radiologia, è collegato al territorio.
lì entrano tutte le donne che devono fare la mammografia perché è chiamata dello screening o perché hanno il medico che fa la richiesta di mammografia. Invece qua nel centro di serologia entrano le donne con una richiesta di visita serologica fatta dal medico di famiglia, urgente, non urgente, con sospetto di nodulo, eccetera eccetera. Quando e qui al centro di serologia c'è un senologo, un altro radiologo e un tecnico di radiologia. Cosa succede così? Quando la donna scopre il nodulo, se il suo medico è d'accordo, fa una richiesta di visita, entra qua, viene presa in carico, viene visitata, se c'è bisogno si fa subito la mammografia, se c'è bisogno si fa subito l'ecografia, se c'è bisogno si fa subito la biopsia, e il riferimento, il tutto di quella persona lì è il senologo, che deve gestire lui assieme alla multidisciplinarietà con tutti gli altri colleghi, la deve gestire lui, deve fare direttamente la donna da andare avanti e indietro. E se c'è bisogno di operare, viene operata nel reparto dagli stessi medici serologi che hanno preso in carica con la visita. Questo per dire che c'è un reparto di serologia che è questo, attaccato al centro di screening. Benissimo. Non solo, ma il centro di screening, questo, quando la paziente arriva qua, in tempo reale, fa la mammografia, la scrivo perché è stato chiesto dal medico, se i colleghi trovano un nodulo, fanno una richiesta di visita allo scorgente, attraverso il corridoio viene preso in carico subito qua e si prosegue, biopsia, ecografia, eccetera, eccetera, eccetera. In buona sostanza, in questo modello, ISO risorse, consigliere regionale, ISO risorse. Certo, qui noi non abbiamo fatto niente di fuori legge. Ha fatto una battaglia di un sangue, perché credo che lui abbia sempre tanti interessi. Bisogna capire se vogliono passare gli interessi delle persone, gli interessi di padri primari, di medici, questo è la risposta. Noi adesso prendiamo per mano la nostra donna, accompagniamo questo giro, diciamo, infernale, perché dovete fare